Benvenuti al corso ANIT, il sito scolastico con WordPress secondo le ultime direttive ministeriali. Mi chiamo Alberto Dizzone, sono un docente comandato presso l'ufficio scolastico per la Lombardia, dove da qualche anno mi occupo di comunicazione web per la direzione scolastica, ma anche come supporter e supporto delle scuole che cercano di migliorare la propria comunicazione attraverso il sito scolastico. Come avete visto, l'ambiente che noi utilizziamo è WordPress, in quanto riteniamo che possa essere l'ambiente adatto per costruire siti scolastici a norma, nel contempo utilizzando una piattaforma che sia sufficientemente semplice e non richieda eccessive competenze. Del resto, già nello scorso anno abbiamo sviluppato alcuni corsi di supporto con alcuni docenti di qualsiasi livello di scuola e abbiamo avuto dei buoni risultati, nel senso che molte scuole sono riuscite poi a pubblicare il loro sito scolastico. E qual è l'obiettivo del corso? L'obiettivo del corso è proprio quello di riuscire a pubblicare, dopo le 9 settimane del corso, un sito che ci piaccia, che sia gradevole, che risponda alle esigenze della nostra scuola, ma nel contempo risponda anche alle richieste della pubblicazione di contenuti istituzionali. Sappiamo che da questo punto di vista la normativa ultimamente si è molto evoluta e chiede alle pubbliche amministrazioni, nel momento in cui parlano e comunicano verso il cittadino e verso il territorio, di adottare degli stili che siano tali da non estromettere nessuno dalla comunicazione, quindi parliamo di accessibilità, ma nel contempo siano anche vicini alla trasparenza dell'informazione. È un valore importante la trasparenza proprio perché si inserisce diciamo, in questo nuovo modo di parlare al cittadino che vuole metterlo nelle condizioni di sapere quello che succede all'interno della pubblica amministrazione. Vediamo un po' come si sviluppa il corso nelle settimane che sono state messe a disposizione. La prima settimana, beh, sarà una settimana un po' di conoscenza reciproca, vedremo un po' come noi lavoriamo nelle nostre scuole, quali sono le nostre difficoltà, quali sono anche i nostri obiettivi di comunicazione attraverso il sito scolastico e quindi sarà più che altro una discussione corale con qualche punto di riferimento che metterò a disposizione considerando un po' le esperienze pregresse. Un elemento che sarà poi un elemento comune per tutte le settimane è il modo con cui noi vogliamo approcciarci a questa tematica. Ci piacerebbe che nel nostro modo di lavorare e poi successivamente anche di diffondere le nostre conoscenze, al primo posto ci fosse l'attenzione verso la diffusione delle nostre piccole e grandi conoscenze che acquisiamo. In questo campo è molto difficile, forse impossibile, trovare il tecnico che sa tutto e non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è cercare di imparare qualche tecnica, qualche procedura, con però anche, diciamo, la tranquillità dietro di essere all'interno di un sistema di persone che si parlano, si aiutano e mettono ciascuno, a disposizione degli altri le piccole o grandi cose che le persone sanno. E nella seconda settimana invece affronteremo in maniera più specifica la scrittura, facendo un parallelo tra la scrittura sulla carta e la scrittura per il web, alla ricerca di quelli che sono quegli elementi di leggibilità e anche di accessibilità che consentano ai nostri testi di essere non solo chiari e semplici, ma anche il più possibile fruibili da tutti i cittadini. Il discorso accessibilità, già accennato prima, è per noi molto importante, perché non soltanto diciamo, discende da una normativa molto precisa già dal 2004, ma è un po' una scelta anche civica, nel senso che ciò che noi mettiamo a disposizione come enti pubblici deve essere un qualcosa che non discrimina nessuno dalla fruizione. La terza settimana sarà invece qualcosa di molto pratico. Si inizierà finalmente a utilizzare WordPress con la prima installazione, la prima configurazione e lavoreremo su un tema già un po' masticato, cioè un tema già realizzato con un occhio alle necessità della scuola e sarà il nostro punto di riferimento. Impareremo a installarlo, impareremo a configurarlo e pian piano impareremo anche a gestirlo con il primo elemento tipico di WordPress, la distinzione tra due contenuti fondamentali, l'articolo e la pagina. L'articolo sarà poi quello che conterrà le nostre news, le nostre comunicazioni, la pagina invece saranno vecchi contenuti, se vogliamo dire più di sapore statico. Importante il discorso articolo proprio perché attraverso gli articoli noi andremo ad associare le nostre comunicazioni alle etichette, che sono un po' le categorie e i tag che vedremo insieme, avranno poi un potente ruolo di classificazione dell'informazione.
Queste sono le impostazioni del nostro corso. Poi, man mano che andiamo avanti, vedremo anche come diciamo, implementare e gestire, modificare il menu di navigazione, piuttosto che l'inserimento di una home page che è una home page personalizzata, l'inserimento di contenuti accessibili, e su questo lavoreremo un po' sull'aspetto redazionale del sito web, dove si gioca poi il 90% della nostra attività sul sito. Perché col CMS noi avremo la cornice già predisposta, ma poi sarà interessante vedere anche come inserire contenuti che siano corretti e accessibili a norma. Poi andremo a migliorare, ad estendere le potenzialità del nostro sito con dei plugin che sono delle estensioni che rispondono a determinate esigenze, che possono essere di arricchimento del nostro editor piuttosto che di andare a personalizzare una versione per mobile, piuttosto che la gestione degli allegati, piuttosto che invece le aree riservate o quant'altro. A noi sembra importante e utile per veicolare meglio le informazioni del nostro sito. E poi la penultima settimana sarà poi invece più dedicata ai contenuti istituzionali veri e propri, quindi parleremo di questi argomenti molto forti attualmente nel dibattito della comunicazione web istituzionale: sono i contenuti minimi, sono la trasparenza e l'albo pretorio. Avremo già pronte, questa è già una piccola anticipazione molto interessante, l'albo pretorio realizzato da un collega di Varese come plugin per WordPress, e quindi diventerà semplice anche ottemperare quelle richieste di legge un po' stringenti circa la pubblicazione di quei contenuti che una volta risiedevano nella bacheca cartacea della scuola. E l'ultima settimana sarà il momento clou, il momento messo a disposizione per completare l'opera, e sarà bello alla fine confrontarci sui nostri lavori e soprattutto darci, se vogliamo, un arrivederci per quello che riguarda poi l'attività che continuerà, immagino, con tanti altri motivi e modi per mettere insieme le cose che abbiamo imparato. Quindi buon lavoro a tutti e buon corso.